La capolista del girone A di eccellenza, il Verbania, è qui con noi questa sera al terzo tempo della caffetteria Stefania. Nello specifico abbiamo qui uno dei migliori interpreti della squadra in questa stagione, che è Dylan Cambò, centrocampista nuovo arrivato di questa stagione. Dylan, oggi una vittoria sofferta, ma una vittoria forse anche per questo ancora più importante. Sì, allora oggi è stata una partita molto difficile perché era una squadra messa bene e abbiamo avuto dura fino alla fine. Meno male che Austoni l'ha sbloccata su punizione e abbiamo portato i 3 punti a casa, che era il più importante. La gara contro l'Horizonte United sulla carta era una delle partite forse più semplici che vi attendevano da qui alla fine, pur tuttavia ci sono state parecchie difficoltà nel portare a casa i 3 punti. Questo perché in questo specifico momento della stagione i 3 punti iniziano a pesare un po' di più, quindi i palloni sono più difficili da giocare, o È una casualità questa fatica nel trovare il gol nelle ultime domeniche? Ma allora, diciamo che primo non è assolutamente vero che sulla carta era più facile, perché i giocatori di Orizzonti sono buoni giocatori, alcuni li conoscevo anche prima, che hanno fatto la Serie D da alta classifica, quindi non è vera sta cosa. E secondo, non riusciamo a trovare il gol, no, a vincere magari 2-0, 3-0, però alla fine sul lungo, perché siamo forse più preparati rispetto agli altri a livello fisico, ma riusciamo sempre a trovare l'energia di andare sempre ad attaccare, trovare il gol e a difendere soprattutto. Cosa hai trovato tu quest'anno qui a Verbania, arrivando da fuori, un gruppo già formato, ma un gruppo nel quale ti sei inserito presto nel modo migliore, diventando uno dei perni del centrocampo della squadra biancocercata? Allora, oltretutto io a Verbania ho trovato equilibrio, serenità, grazie alla società e ai miei compagni che mi fanno stare tranquillo. Giocatore importante, ma no, sì e no, perché siamo tutti importanti in questo Verbania Calcio, tutti, dal primo all'ultimo, quindi sono uno dei tanti, diciamo. Non posso chiudere questa intervista con te non accennando a quella che probabilmente potrebbe essere la gara decisiva di questa stagione, che è quella di domenica prossima, che giocherete al Pedroli contro l'Accademia Borgomanero. Come vi avvicinate a questa partita e sentite anche voi nello spogliatoio che può essere veramente la gara determinante della stagione? Ma per me, allora, lavoreremo come abbiamo fatto ogni domenica, seriamente, con serenità, perché è una partita come le altre. E la nostra forza è stata che fino adesso non abbiamo mai sottovalutato nessuno, e lo faremo anche domenica. Cosa ci vuole secondo te, dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico anche, per provare a vincere questa partita? Adesso che siamo, non te lo posso dire, però mi sa che sei capito cosa ci vuole. Ci vuole grande personalità, diciamo. Perfetto, ti ringrazio tantissimo. Grazie. Di là.